Il 1º maggio chiuderà ufficialmente il cinema della mia città. Ve lo cito, così giusto per dargli un po' di gloria, il cinema Movieland del centro commerciale Megalò. Cinema con il quale sono cresciuto, l'unico cinema della mia città. Più di 50.000 abitanti, qualche decennio fa c'era l'imbarazzo della scelta, quando il buon Luciano Dorisio, regista proprio teatino di Chieti, dedicava la nostra città dei film come Chopin, Via Paradiso si vedono tanti cinema, era il 1988. Altro mondo, la cultura che sprofonda in una città dalla quale i giovani scappano, io sono l'eccezione che conferma la regola, ma forse sono scemo io, perché se a livello culturale continuiamo così finiremo malissimo. Però la speranza è sempre l'ultima a morire. Ho sentito che chiaramente, come era ovvio che fosse, ci mancherebbe altro, sì. Vocifera di possibili acquirenti, quindi speriamo che possa riaprire quanto prima. 1º maggio chiuderà e quindi fino a quando non dovesse ovviamente essere nuovamente acquistato e quindi riaperto, io andrò a mezz'ora di macchina in un cinema che non sta vicino, però ci andrò. Farò magari qualche rinuncia, ma ci andrò per continuare a sostenere come sempre il cinema italiano, il cinema in generale, ci mancherebbe altro, però insomma, in particolare il cinema italiano che sta soffrendo tanto in questo periodo dal punto di vista degli incassi e il cinema in Italia. Perché stanno ripartendo tutti. Faccio un esempio: ieri sera Inter-Roma, la mia Inter, no? Ha battuto la Roma e c'è stato un colpo d'occhio pazzesco: 75.000 tifosi a San Siro. Ai concerti la gente ci va. Teatri e cinema, ma mi permetto di azzardare, soprattutto i cinema sono invece in gravissima difficoltà. Chiudo questa parentesi e speriamo riapra presto anche per un po' di gloria e onore. Per questa città che non può e non deve morire, altrimenti senza cinema è uno scandalo. Io comunque, in uno degli ultimi giorni, momentaneamente di programmazione, sono andato al cinema, come sempre, a vedere Il Sesso degli Angeli, il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, dal 21 aprile, nelle sale italiane. Leonardo Pieraccioni torna dopo 3 anni e mezzo da Se son rose, che vidi in quel cinema, come ho sempre fatto nella mia vita. Togliamo la malinconia. Prima del Covid, altro mondo, fece un incasso, diciamo così e così, 4 milioni e qualcosa. Leonardo in calo negli incassi da qualche anno, adesso sta andando bene. Il Sesso degli Angeli sta facendo un buon incasso, vedremo come procederà. E chiaramente i numeri sono limitati, ragazzi, ad una difficoltà di incassi che in Italia è palese e lampante. Però corro da te, prima Pio e Amedeo, i miei contro te che voi odiate, ma qualche soldo ce lo danno ed è importante anche per produzioni differenti del cinema italiano. Magari Pieraccioni, Lillo e Greg non sono andati, diciamo, malissimo, però potevano andare meglio. Noi ci dobbiamo accontentare e dobbiamo ripartire così. E sta andando benino. Se son rose era un film profondo, maturo, importante di Pieraccioni, che finalmente trovava il coraggio e la forza di guardarsi allo specchio e di fare un po' i conti per una vita da attore e da personaggio. In quel caso, due situazioni, quella dell'attore e quella del personaggio del film, accomunate da un aspetto, quello femminile, le tante donne della vita e della carriera, ovviamente meravigliosa, con donne bellissime di Leonardo Pieraccioni, e la vita di un attore, di un artista maturo che cresce e che deve anche guardarsi indietro con grande maturità e grande consapevolezza. Adesso cambia, passa un po' di tempo, tanta riflessione, di mezzo c'è il Covid, quindi cambia anche il mondo da Se son rose al Sesso degli Angeli. Parlando della trama, Don Simone, interpretato da Pieraccioni, è un prete toscano, parroco di una chiesa non particolarmente frequentata, la Chiesa degli Angeli di Firenze, e fa una vita molto modesta, tranquilla. Riceve però in dono dallo zio Valdemaro, interpretato dal ricordo, perché chiaramente è scomparso, da Massimo Ceccherini, che mancava in Se son rose, era l'unica cosa che mancava, qui torna, ed è sempre importante per il cinema di Pieraccioni, e riceve un'eredità e riceve soprattutto in dono un'attività avviata di grande successo in Svizzera. Allora partirà con il suo sacrestano, interpretato da Marcello Fonte, e andrà a scoprire di che si tratta, perché il notaio è stato vago e non gliel'ha detto. E i due, arrivando in questo posto bellissimo, con tante bellissime ragazze, sensuali, attraenti, magari anche poco vestite, ma insomma molto belle e di grande personalità, capitanate da Sabrina Ferilli, i due pensano che si tratti di un bar, anche perché lui certamente amava le donne, lo zio Valdemaro, era un uomo
che amava la bella vita, ma amava anche bere, quindi no, ci può stare che magari avesse anche avviato un bar, un locale, magari per ubriacarsi, ben avviato. Quindi c'è grande entusiasmo inizialmente. Poi però, suo malgrado, perché il nostro Marcello Fonte è contento quando gli ricapita, poi lui è un sagrestano, se lo può permettere. Beh, il nostro Don Simone scoprirà che si tratta di una casa di appuntamenti. Non è un Bed & Breakfast, come dice Marcello Fonte, non è un bar, è una casa di appuntamenti. Sono delle meretrici. E di conseguenza, per un prete questa è sicuramente una botta forte, non sa cosa fare, non riesce a capire quale sia la decisione migliore da prendere. Se approfittare, non per carità, delle ragazze, ci mancherebbe altro, un prete e questo è comunque un argomento delicato, però approfittare della situazione perché a livello economico è molto positiva e lui sicuramente può averne bisogno, oppure se appunto da prete, da sacerdote, rifiutare, mettere da parte, diciamo, l'aspetto economico e tornare a casa con grande onore. Ci rifletterà, diciamo così, ci rifletterà dopo aver, diciamo, analizzato la situazione, dopo aver superato il colpo iniziale e chiaramente prenderà la sua decisione, si porrà a confronto con questo mondo totalmente opposto rispetto al suo, conoscerà queste ragazze, sono ragazze intelligenti, profonde, che sì, vendono il loro corpo, ma in realtà la loro personalità, il loro io va molto oltre, e soprattutto il personaggio di Sabrina Ferilli, che non esercita più e che appunto è un po' la capitana di questa squadra, diciamo così. Che è una donna anche lei molto profonda, che ha un passato difficile, un figlio che non vede da tempo, che le è stato tolto, del quale non ha più l'affidamento per il lavoro che ha fatto e che fa ancora, e quindi tante belle situazioni da analizzare. E scoprirà anche che forse in queste case d'appuntamenti ci vanno veramente tutti, soggetti anche inimmaginabili, magari anche i suoi colleghi. E quindi, seppur in commedia, con leggerezza, con grande ironia, si strizza l'occhio anche a questo mondo. Anche al mondo, diciamo, più oscuro della Chiesa, e va fatto, perché bisogna anche rappresentare la realtà cruda di alcune situazioni. È un film che mi ha divertito, è un film simpatico, un film carino, un film dal quale mi aspettavo quello che mi è arrivato. Quindi sono molto contento che il trailer sia fatto bene, che il film sia stato presentato in maniera brillante, sono contento che abbia rispettato almeno per quanto mi riguarda le aspettative. Io venivo da una serie di film per i quali ero scettico e che mi avevano colpito, mi avevano lasciato veramente anche sorpreso per certi versi, se penso anche agli Idoli delle Donne di Lillo e Greg, dal quale non mi aspettavo granché, e invece è un buon film. Anche questo è un buon film, li metto più o meno sullo stesso livello, però qui devo fare una piccola critica, perché credo abbia un finale un po' troppo sbrigativo. Parliamo di un film molto breve, tra l'altro, di breve durata. Sì, siamo sull'ora e mezza, un po' meno, ma sicuramente una durata contenuta, come è giusto che sia. Però il finale, a mio modo di vedere, la parte finale è un po' troppo sbrigativa. C'è a un certo punto, senza fare spoiler, un passaggio importante della trama che non viene ben dettagliato, che non viene ben spiegato, che non viene analizzato, ed è come se ci trovassimo improvvisamente da un'altra parte, un passo in avanti troppo netto, e poiché la durata non era ampia, secondo me si poteva magari ci si poteva soffermare maggiormente a livello di sceneggiatura su quel passaggio lì. Però sono piccolezze, magari gli avrei potuto dare 7,5 se fosse stato gestito meglio, gli do un 7 e confermo che sono veramente molto contento perché il film mi ha fatto stare bene. Mi è piaciuto, mi ha divertito, mi ha regalato allegria. Posso fare le critiche, devo fare le critiche. Certamente siamo lontani da Sesson Rose. Leonardo è cambiato lo stesso. È comunque un percorso di maturazione iniziato con un fantastico Via Vai, Professor Cenerentola un po' meno, poi è proseguito appunto con Sesson Rose, adesso siamo con questo film. Però comunque si vede che è un altro Pieraccioni. Meno piacione e più Pieraccione, maturo, grande, che è cresciuto e lo sa. E quindi il film può anche essere carino e magari meno ambizioso del precedente, però si nota e questa è una cosa molto importante. Massimo Ceccherini è il valore aggiunto, come sempre, poche scene, puppa la pera, divertentissimo. Sabrina Ferilli, non c'erano dubbi, la matrona del cinema italiano, della commedia italiana. La grande novità si chiama Marcello Fonte, attore che tutti noi abbiamo conosciuto e apprezzato grazie a Dogman, quel film straordinario di Matteo Garrone, che Leonardo Pieraccioni reinventa in commedia, lo chiama, gli fa fare il caratterista, la macchietta, e lui la fa alla grande, questo calabrese buttato nel cinema toscano di Pieraccioni,
Ogni volta che apre bocca, io rido. Ogni volta che apriva bocca, io ridevo. Veramente mi ha divertito tanto. È stato la macchietta, personaggio molto caratterizzato, magari a volte anche sopra le righe, ma che ci voleva. E che mi ha veramente divertito, che secondo me dona al film, conferisce al film grande comicità e grande leggerezza nei momenti perfetti in cui chiaramente è necessario. Bravo Leonardo, il film è carino, ripeto, finale un po' troppo sbrigativo, ma glielo perdoniamo. Gli do un 7 su 10 e spero che Pieraccioni possa continuare su questa linea, che siano film più leggeri, meno leggeri, che lui sia più protagonista o meno, perché potrebbe anche pensare di andare più dietro la macchina da presa e lasciare più spazio agli altri. Queste sono scelte che poi lui farà, però certamente il percorso di maturazione si è visto, si vede, sono ormai 10 anni e con Sesso Rose si era ovviamente totalizzato e quindi staremo a vedere anche quale sarà il futuro. Il film sta andando male, però andatelo a vedere e speriamo possa fare almeno un paio di milioncini, insomma un buon incasso, io non pretendo nulla. Corro da te ne ha fatti quasi 3 se non sbaglio. È chiaro che qualche anno fa avremmo parlato di numeri medio-bassi, ma adesso il mondo è cambiato, dobbiamo purtroppo prenderne coscienza. E prendiamo di buono quello che c'è. Loro lo sanno, ovviamente i professionisti, dobbiamo saperlo anche noi amanti del pubblico. Piccola considerazione finale, bella anche stavolta la sorpresa che era presente anche nel precedente film, non annunciata, del cameo di Vincenzo Salemme. Se siete fan di Salemme, che sia questo anche un altro buon motivo per andare a vedere al cinema Il Sesso degli Angeli. Ciao a tutti e sempre viva il cinema italiano!